tuffo nella tradizione arcaica del territorio cosentino, nella natura più incontaminata, tra i luoghi più belli della Calabria. Tutto questo ha rappresentato il press tour organizzato nell'ambito della 2 giorni della prima edizione del Fichi Festival, organizzato dal Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza DOP. Tanti nomi del giornalismo calabrese e nazionale che hanno avuto la possibilità in sella ad una bici di visitare le aziende, i vivai che producono, trasformano e lavorano il fico. Una giornata ricca di emozioni che ha dato la possibilità di scoprire dei posti straordinari dove il tempo sembra essersi fermato e dove al centro c'era il delizioso frutto del fico e le sue svariate possibilità di degustazione. Soddisfatta della notevole partecipazione al press tour la presidente del consorzio Anna Garofalo. Sono contenta di questa partecipazione perché è veramente molto, molto attiva e ne sono veramente felice di questa cosa perché finalmente stiamo riuscendo a fare capire cosa vogliamo effettivamente comunicare con il nostro progetto di promozione. Continueremo ancora, non è finita la giornata, oggi è una giornata abbastanza impegnativa, però al momento sono molto soddisfatta e sono convinta che stasera verrà fuori anche una bella cosa. Le piante di fichi in campo, la raccolta rigorosamente a mano, i fichi a seccare per diventare autentici DOP e soprattutto la merenda del contadino, pane e fichi hanno conquistato tutti, anche Peppone Calabrese, conduttore della seguitissima trasmissione RAI Linea Verde. Ma siamo di fronte a un'eccellenza italiana, siamo di fronte a un prodotto unico nel suo genere e fanno bene a dire che è il fico più buono del mondo, secondo me. C'è questa tradizione che non conoscevo, antichissima, dei vostri nonni che tagliavano il maschio e quindi facevano sì che non si impollinasse e lo facevano perché lo commercializzavano meglio, perché era più dolce. Io ne ho assaggiati tantissimi in Italia, quindi questo è sicuramente un prodotto eccellente. È molto interessante questo, il fatto che si sia continuato in questa buona pratica della non impollinazione. Non è una cosa banale, perché vuol dire che non c'è casualità. Cioè tu non fai una raccolta casuale, tu fai una raccolta mirata che tende all'altissima qualità. Questa cosa qua è veramente un valore aggiunto.